liberi di volare, la continuità che vogliamo, è il titolo del convegno che in questi giorni a Cagliari ha messo al centro il tema della continuità territoriale aerea. L'evento è stato organizzato da Confcommercio, Federalberghi e Avio News, col patrocinio di Regione Sardegna. Presenti all'evento esperti del settore aviazione, manager di aerolinee e rappresentanti di organizzazioni ed istituzioni, fra i tanti l'assessore regionale ai trasporti Antonio Moro. La continuità territoriale ha delle criticità, ma non è vero che non funziona. Ancora una volta, la continuità territoriale è il nostro strumento per garantirci il diritto alla mobilità verso la terraferma. È chiaro che quindi dovrà essere modificata e perché sia modificata ci serve, ripeto, l'aiuto del governo italiano, ci serve l'aiuto dell'ENAC, ci serve una grande unità di popolo, oserei dire, per difendere questo strumento e per renderlo davvero efficace perché sia garantita ai sardi la continuità territoriale. Io credo che alla Sardegna serva un modello sardo del trasporto aereo, che non è da inventare di sana pianta, ma che può realizzarsi mettendo insieme tutti gli strumenti che le normative vigenti in Europa ci garantiscono per poter dare quella risposta che oggi manca. Tra gli interventi anche quello di Pierluigi Di Palma, il presidente di ENAC, l'ente nazionale aviazione civile, che ha sottolineato la necessità di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Questa idea di rete aeroportuale, se ben declinata, effettivamente funziona bene, però in Puglia ci sta la regione Puglia, in Calabria ci sta la regione Calabria, in Sicilia comunque ci sta la regione che c'ha Trapani e quant'altro, cioè l'idea che comunque il referente territoriale, il presidente della regione, sia dentro un elemento di mobilità importantissimo per la crescita economica del proprio territorio, dovrebbe essere un'aspettativa dell'impresa che investe. E credo che sia importante che ci siano strumenti adesso di carattere normativo, di carattere finanziario, che chiaramente possono facilitare policy di mobilità, per che cosa? Per garantire il diritto alla mobilità non solo dei cittadini sardi, ma cittadini sardi come cittadini europei. Tra gli oratori anche l'amministratore delegato della compagnia Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che ha sottolineato l'interesse di Aeroitalia ad investire su un importante centro manutentivo presso l'aeroporto di Olbia. L'investimento si aggirerebbe sui 300 milioni di euro, con importanti assunzioni. Da quando noi abbiamo vinto la continuità territoriale abbiamo assunto 81 ex dipendenti meridiani e ridali, oggi hanno di nuovo un lavoro. Ad Olbia abbiamo aperto degli uffici, a Olbia siamo pronti a rilevare gli hangar e assumere, lo dico qui, 350 persone sarde, se ci date la possibilità di investire in un mercato competitivo e non speculativo. Avete dei tecnici certificati a cui mantenete la certificazione. Io sono pronto a offrire lavoro a quelle centinaia di persone, ma ci servono gli hangar. Successivamente all'intervento di Intrieri ha parlato il presidente non esecutivo German Efromovic. When Mark Bubar decided and said, German, you want to start an airline from scratch? I said yes. And he said, where you want to do it? I think Italy is the opportunity. And he said, why? He said, because everybody's running away from Italy. So it's the opportunity to go into Italy, you know? I am very grateful to him to trust me his money. And I had the fortune to the destiny get me together with Professor Intrieri. With Intrieri and his team, the passion of his team, we created in less than 2 years, I think in the history of commercial aviation, the first airline that in less than 2 years is profitable in being competitive, in charging fair ticket prices.